Notizie dalla penombra. Ridurre la spesa sanitaria si può? Come si può? E che cosa comporta? Sembrerebbe abbastanza semplice se entrassimo nelle singole parti che compongono la spesa sanitaria, ma non sempre è facile intervenire sulla spesa sanitaria. La sanità stessa induce. Cioè, praticamente crea un grosso indotto, soprattutto nel privato. Faccio un esempio. Voi vi ricordate che un tempo, per chi aveva problemi muscolari, articolari, la sanità passava gratuitamente massaggi, laser terapia, ultrasuoni, TENS, eccetera. Successivamente, alcuni studi hanno dimostrato che sono relativamente poco efficaci queste pratiche terapeutiche, per cui la sanità ha fatto un passo indietro e ha detto mettiamole a pagamento. Però stranamente, forse qualcuno più attento se n'è accorto, i cosiddetti fanghi termali, le terapie termali, sono rimaste a carico del sistema sanitario. Ok, uno si paga l'albergaggio se vuole, però le cure le ottiene gratuitamente. Questo perché? Perché una cosa era togliere le terapie fisiche, quindi quelle di cui ho parlato prima, appunto gli ultrasuoni, eccetera. Un'altra cosa è andare a togliere delle terapie che venivano date dal privato attraverso strutture importanti. Pensate soltanto ad un Abano Montegrotto in cui 105 alberghi più campeggio più altro vivono su queste terapie, sulle terapie termali. E quindi passo indietro. Allora, osserviamo quindi questa scelta a metà, da una parte togliere tutta una serie di terapie, massaggi, eccetera, e dall'altra parte mantenere intatta la restituzione dei soldi per quanto riguarda le spese termali. Sul fronte farmaceutico la cosa è simile. Ok, uno quando parla di farmaci pensa come indotto più naturale la farmacia. Nella realtà le farmacie si sono differenziate sia per quanto riguarda i prodotti alternativi, ma poi per la cosmesi, per tutto quello che segue le spese che riguardano i lattanti, i bambini nelle varie epoche di crescita. Insomma, oggi uno va in farmacia e trova un bazar in cui si vende un po' di tutto, un po' meno salute e forse più giocattoli. Però diciamo che forse il farmaco induce meno di quanto uno pensa nelle farmacie, ha altri tipi di induzione, l'induzione a livello soprattutto di aziende farmaceutiche. Pensiamo agli informatori farmaceutici, sono una categoria, alcuni stima che siano circa 20.000 persone che vivono andando in giro dai medici e sponsorizzando le proprie aziende, sponsorizzando questi farmaci, spesso i più innovativi, spesso i più costosi. Allora, una riduzione della spesa farmaceutica, una riduzione della scelta del farmaco potrebbe creare grossi problemi per i posti di lavoro di queste persone. Ma uno degli aspetti che è stato abbastanza significativo in passato e che ha fatto fare alcune retromarce ai governi è stata un'altra cosa. Le industrie farmaceutiche creano molte convention, creano molti corsi di aggiornamento. Creano molti momenti di ritrovo e questi momenti di ritrovo dove si effettuano? All'interno di strutture private, quindi di grandi alberghi, alberghi che si sono attrezzati, hanno investito per avere sale riunioni importanti con centinaia di posti e dove naturalmente lavorano anche migliaia e migliaia di persone, camerieri, che ne so io, guardarobieri, esperti di computer, persone che si occupano di tutto, oltre naturalmente al catering, al cibo, al pranzo, alla cucina, eccetera. Cioè, la sanità induce la ditta farmaceutica a sponsorizzare questi prodotti a loro volta vengono sponsorizzati attraverso, diciamo così, corsi di aggiornamento, riunioni, eccetera, ma non solo questo, attraverso proprio quelli che sono anche momenti universitari importanti in cui si va a discutere degli argomenti. Questi molto spesso, molti studi, molte riunioni, molte convention
vengono sponsorizzati dalle ditte farmaceutiche che appunto poi hanno questo indotto nel privato. E allora si è visto come una legge che voleva togliere alla casa farmaceutica la possibilità di creare queste situazioni di aggiornamento di convention dove si andava a dibattere di argomenti di sanità, significava anche togliere un grossissimo indotto e privare il privato, togliere al privato i benefici anche di investimenti grossi, perché investire su delle sale con 200-300 posti, investire su catter, investire su questo, significava andare a togliere migliaia e migliaia di posti di lavoro. Allora la domanda è questa: ma questo intreccio particolare che si è creato, come si può fermare? Vale la pena di fermarlo? L'indotto è maggiore della spesa? Ecco, io non sono in grado di dire questo. Molto semplicisticamente uno potrebbe dire: no, oggi come oggi tu medico hai a disposizione determinati farmaci che sono anche relativamente poco costosi, io ti premio se usi quelli anzi, invece ti penalizzo se usi farmaci inutilmente costosi che non hanno dimostrato una grande efficacia, però questo va naturalmente a detrimento, va a penalizzare il privato che invece si è attrezzato in modo diverso. Come si evolveranno le scelte? L'ardua sentenza non è in mano mia, sicuramente però io penso che vada valutato quanto costa al pubblico intervenire in questo indotto. È un indotto che si automantiene o è un indotto che stiamo pagando tutti?